ricordi che c'era il vecchio? C'era un lavabo esterno. Quello che ci tirava l'acqua a mano. Che peccato, anche qui è cambiato un po'. Napoleone III è venuto realmente qui. Sì. Dopo la battaglia di Magenta. Non risultava che ci fosse qualcosa nella periferia di Milano. Poi sono venuti col cemento, hanno rovinato tutto. Dimmi tu che cos'è del palazzo settecentesco questo? Niente, più niente. È un giardino privato, è diventato, dal cortile che era prima. Sbirciando si intravedono le arcate. Non è nato quel Tucanino per espansione della città, perché hanno cominciato a costruire. C'era, era già una cittadina. Questo che vedi dove c'è il cancello arrivava fin oltre quel palazzo grigio che vedi là, ed era tutto un parco. Che epoca sarà qui? Medioevo, sì, proprio. 1200, 1300. Sì. Quelle colonne. Una testa di bue, vedi? Non mi ricordo se sono i vecchi fienili o le stalle. Bel particolare dell'ex fienile, ecco, ex ancora fienile. Oggi visibile nel cortile della Rosa. Sì. Ho cercato di conoscere il quartiere. E di vedere che cosa si poteva fare, quali cose si potevano cambiare e soprattutto dare un po' di entusiasmo. Io sono qui con alcune amiche per Mondo Donna. Mondo Donna è nata per offrire uno spazio, prima è nata inizialmente alle donne, anche perché questo era un quartiere allora, dormitorio veramente. Ma eravamo tre inizialmente, poi cinque, e abbiamo detto, chi lo sa, se abbiamo un risultato. Però la voce si è sparsa, che volevamo che le donne uscissero dalle loro case. E pian piano le donne sono uscite. Quando sono andata in pensione avevo la vita vuota e in qualche modo Mondo Donna me l'ha riempita, ecco. Allora io ho proposto che avrei fatto un corso di letteratura. Ma dico, vediamo se a qualcuno può interessare. Facciamo l'800. 25 persone sono venute a sentire, impazzite, perché tra queste persone c'erano molte che erano anche laureate, ma che non avevano più toccato un libro perché oppresse dai lavori di casa. E quindi risentire quelle poesie, risentire parlare di quelle entusiaste per questo. Quindi io ormai sono 20 anni che faccio corsi. Perché il livello culturale di molte donne appartenenti a questa associazione è piuttosto elementare. Però la vivacità della mente c'è, cioè non dipende dal titolo di studio, ecco. Mi pigliano in giro perché mi dicono, tu arrivi qui che stai male, mal di testa, mal di cuore, cammini, esci che mi è passa tutta. La situazione, per esempio, delle donne immigrate è come quella che era delle nostre donne. Cioè, molte donne ci sono che stanno chiuse in casa, quindi. Però riguardo ai giovani, forse qualcuno dovrebbe inventare qualcosa. Non è una periferia dove si dice c'è proprio bisogno di questo, perché la maggior parte delle persone, quelle che si vedono, stanno benino. Poi scava, ti accorgi che a scuola arrivano ragazzi che hanno fame. E questa è la famosa croce. È la casa del Ferracinchi, naturalmente. Adesso l'hanno murata. Dovrebbe avere un centro giovani decente, ma io sono contraria al centro giovani. È un centro dove giovani, anziani, donne possono andare. No, come avete voi l'idea di avere un centro dove tutti possono entrare. Vogliono cultura. C'è un desiderio di cultura. Direi che adesso il quartiere, adesso da un po' di anni, è un quartiere vivo, vero? Sì, vivo e noi stessi di Mondo Donna scopriamo che esiste più vita di quanto sapessimo, cioè che assorgono associazioni che si occupano chi di extracomunitari, chi di giovani, eccetera. Basta, ho finito, se non parlo troppo.